Moto3, GP di Misano, Bastianini conquista la pole in casa. Dopo un brutto inizio di stagione, Enea Bastianini sembra aver, finalmente, trovato il giusto ritmo e a Misano, nel GP di casa, conquista la prima pole stagionale. Il romagnolo del team Estrella Galicia, dopo aver fatto bene già nelle libere, domina le qualifiche e sigla una bellissima pole, davanti agli spagnoli Jorge Martin e Joan Mir. Dopo la pole di due anni fa, Bastianini torna a conquistare la partenza al palo, in casa, e lo fa in 142.147. Alle sue spalle, conquista la seconda posizione, lo spagnolo del team del Conca Gresini, Jorge Martin, che completa il suo miglior giro in 142.320, con il quale si ferma a 173 millesimi dal poleman. Con il terzo tempo, chiude la prima fila, il leader iridato Joan Mir, che sigla il tempo di 142.372 a 225.000 dal miglior tempo. Dopo aver iniziato il weekend nel migliore dei modi, con il miglior tempo nelle FP2, Fabio Di Giannantonio, non va oltre la seconda fila, merito del crono di 142.391, che gli vale la quarta posizione. Al suo fianco, dalla quinta casella, scatterà Romano Fenati, autore del personale di 142.473, grazie al quale partirà davanti allo spagnolo Gabriel Rodrigo. Il centauro del Baboe Racing Team sigla un ottimo 142.485, ma nel finale cade e la sua KTM viene centrata da Livio Loi, che lo seguiva in scia. La Honda del Leopard Racing Team vola in aria e ricela, colpendo il pilota che si rialza prontamente. Sfortunatamente, però, al belga è stata riscontrata una frattura alla clavicola, che lo costringerà ad andare sotto i ferri, per un'operazione. In pista, il giapponese del SIC Racing Team, Sasaki, conquista il 7° posto, in 142.575, davanti a Niccolò Antonelli, 8° a 447 millesimi da Bastianini, con il crono di 142.594. Segue, l'olandese Bo Bendtsnijder, che ferma le lancette in 142.595, che gli valgono il 9° tempo davanti a Niccolò Bulega, che chiude la top 10, in 142.636. Soltanto 11° a Ron Canet, che aveva conquistato il miglior tempo nelle FP1 e nelle FP3. Lo spagnolo, dopo aver fatto segnare un buon tempo, è scivolato a metà sessione ed è finito fuori dalla top 10. Alle spalle del leader spagnolo, si ferma Andrea Migno, autore del 12° tempo a 6 decimi dal poleman, davanti al giapponese Toba e all'italiano Bezzecchi, 14°. Dalla porta è 16°, Arbolino chiude al 24° posto, mentre Pagliani è 26°. Zannoni sigla il 30° tempo, mentre Fabbri chiude lo schieramento al 33° posto.